Ti ringrazio tantissimo Paolo di avermi ceduto il microfono, quindi divento io in questo momento l'intervistatrice di Canale 25. Ho a fianco a me uno dei miei invitati di questa sera, veramente mi hanno raggiunto tantissimi amici, non credevo una risposta così bella e quindi mi sento un po' meno in colpa di avanzare un po' con l'età. Abbiamo qui Francesco, che è un ragazzo che mi permetto di dire di averlo un po' scoperto io, fra virgolette, perché tra le amicizie di Facebook appunto è nata tra di noi un'amicizia e io ho visto in lui un possibile futuro nonché un modello, un ragazzo dal viso pulito, un ragazzo simpatico, solare e che era molto educato, a differenza di tanti giovani che oggi purtroppo non lo sono più poi così tanto. Quindi ecco, è veramente molto gradita la sua presenza qui, è venuto con i suoi amici addirittura dalla Puglia, quindi io sono felicissima, onorata della sua presenza, sono molto contenta che tu sia qui. Che ti è parso di questo compleanno e soprattutto sei d'accordo, ti ho inquadrato bene, potrebbe essere quello in qualche maniera un tuo futuro? Beh, io ti ringrazio innanzitutto dell'invito che mi hai fatto, sono felice di stare qui, soprattutto da te che sei una bellissima persona e niente, spero che tutto quello che tu abbia detto porta alla fine a qualcosa di importante. Bene. E niente, sono felice di stare qui. Bene, allora io spero veramente di vederlo su Canale 5, sul trono, perché secondo me è un ragazzo che ci riserverà delle sorprese. Speriamo che io abbia qualche potere un po' da veggente. Un bacio. Bacio, ciao.